Buonasera e benvenuto nel nostro consueto aggiornamento dedicato all'analisi intermarket e di sentiment. Per chi non dovesse conoscermi, io sono Luigi Garone, analista tecnico certificato e trader indipendente da oltre 5 anni. Sono fondatore della Cryptoverso e fondatore di una delle community di trader in criptovalute più profittevoli d'Italia, i Crypto Warrior. Come sempre vi invito a lasciare un like se questi video ti piacciono o se ti sono utili, di attivare le notifiche per non perdere nessuna nuova pubblicazione. Inoltre, se sei interessato ai miei contenuti, puoi anche iscriverti al canale. Volendo, puoi anche visitare le nostre pagine social pubbliche, i cui link li troverai giù in descrizione. Oppure, se hai necessità di prodotti relativi al trading, ad esempio formazione piuttosto che prodotti di asset allocation, puoi visitare il nostro sito internet www.cryptoverso.xyz. Allora, dopo aver fatto una veloce preview, dedichiamoci all'analisi intermarket. Questa settimana è stata, devo dire, una settimana alquanto positiva. La maggior parte degli strumenti hanno chiuso in rialzo, almeno tutti quegli strumenti che ci indicano un sentiment positivo. Qualora te lo fossi perso, puoi rivedere la videoanalisi dedicata all'S&P 500 che ho pubblicato qualche ora fa per avere una situazione più chiara per quanto riguarda appunto l'analisi sull'S&P 500 che ha chiuso un ciclo settimanale. Al di là dell'S&P 500 abbiamo anche un Nasdaq, un attimo che lo prendo, eccolo qua, abbiamo un Nasdaq in fortissima accelerazione dopo aver lateralizzato poco sotto un importante livello di resistenza che ormai ce lo portiamo avanti da un po' di tempo, fissato a 12.945 dollari. Negli ultimi giorni della sessione settimanale corrente, che si è appena chiusa, ha fatto una notevole accelerazione che ha violato quella resistenza e si sta indirizzando verso i nostri target che avevamo già individuato nei pressi della chiusura dello scorso ciclo intermedio. Chiusosi il 13 di marzo, quindi in prossimità di quella chiusura, già avevamo individuato un'onda N di Osoda che proiettava un target nei dintorni di 14.000 dollari, il target più prossimo. Poi abbiamo un target, diciamo il target più conservativo, quello più ambizioso è sopra i 15.000 dollari, quindi abbiamo questi due livelli molto importanti sul lungo periodo. Naturalmente possiamo attualizzare un pochettino il primo target fissato a 14.000 dollari circa, innalzando anche di 300 dollari questo livello perché come notiamo in base allo storico non abbiamo nulla in prossimità di 14.000 dollari. Sì, è una resistenza psicologica, però voglio dire, possiamo attualizzare 14.300 dollari circa, poco sotto 14.290 dollari come buon livello di target, quindi abbiamo un target tutto sommato abbastanza buono. Dicevo, il 13 di marzo è partito un nuovo ciclo intermedio, abbiamo tanto tempo ancora per salire, le condizioni sono favorevoli, quindi finché la barca va, lasciala andare. Va bene così il Nasdaq. Per quanto riguarda il DAX che ha avuto un po' di tumulti, come abbiamo già detto la settimana scorsa riguardo della Deutsche Bank, beh, ha scontato quella news che è servita a chiudere un ciclo intermedio sul minimo del 30 di marzo, del 20 di marzo, perdonatemi. Il 20 di marzo ha chiuso il ciclo intermedio in tempistiche assolutamente idonee. Adesso ci troviamo poco sotto un importante pool di liquidità fissata a 15.700 dollari circa.
15.706 dollari nei dintorni di quell'area lì, diciamo, che è un'importante resistenza, ma per come sono partiti e vista anche l'accelerazione delle spinte volumetriche degli ultimi giorni, molto probabilmente andrà a violare quell'area di resistenza per poi magari approcciare quest'altra area qui a 16.300 dollari, poco sotto i 16.300 euro, perdonatemi, tra dollari e euro qua a volte facciamo un po' di confusione. Comunque livello che risulta essere un'area di top, un'area di top assoluto, e qualora effettivamente il mercato tedesco voglia fare i numeri, beh, su questo movimento abbiamo addirittura un target fissato a 17.500 euro circa, 5,50, 17.556 euro, quindi è un target molto ambizioso e comunque un movimento che mi ha sbalordito sul DAX, perché solitamente siamo abituati a pensare come l'S&P 500, siamo abituati a pensare che l'S&P 500 sia l'indice più forte, però in realtà i mercati europei stanno sovraperformando notevolmente, almeno per quanto riguarda la price action, i mercati americani. Diamo un'occhiata all'indice del dollaro, un indice del dollaro che è, naturalmente, dopo che la Fed ha messo mano al portafoglio, ha perso il dollaro, ma già era in una condizione di storno prima che la Fed prestasse soldi alle banche. Comunque ci troviamo nel mezzo di un ciclo intermedio partito i primi di febbraio. Questo ciclo intermedio ormai è notevolmente debole, c'è poco da dire, è molto molto debole questo ciclo intermedio. Beh, se dovesse continuare il rally del mercato azionario, mi aspetto che il dollaro continui a perdere e magari vada a fare nuovi minimi di periodo, perché bene o male le condizioni ci sono sul medio periodo, perché attualmente abbiamo trovato un minimo molto importante, che è il minimo del metà intermedio verso 101 con precisione. 101,55, 101 dollari e 55, ha fatto un rimbalzo, adesso magari lateralizzerà un pochettino qui sotto. È probabile che cerchino quantomeno di fare il retest di altri livelli un po' più in alto, per poi magari continuare a scendere sul medio periodo, come vi ho detto. Per quanto riguarda invece l'euro ha beneficiato di questo ribasso del dollaro, naturalmente ci troviamo poco sotto un importantissimo livello di resistenza anche qui. C'è stata una fortissima reazione da parte dei venditori all'approccio di questo livello. Attualmente, praticamente in 2 giorni, ha fatto pump and dump, quello che ha cioè l'esatta quantità di spread che c'è stato sul rialzo, lo ha proiettato sul ribasso il giorno dopo. Quindi abbiamo anche un tentativo di canale orizzontale, un tentativo di canale, vediamo come evolve, perché se continua il sentiment positivo, come vi ho detto, sui mercati, allora è probabile anche che l'euro ne benefici di questo. Come livello di supporto abbiamo tutta quest'area qua, che è una fortissima area di supporto sull'euro, e come livello di resistenza abbiamo il precedente top di periodo, che è questo qui, che poi è stato anche un livello dove hanno effettuato una presa di liquidità qualche mese prima. Quindi comunque questi qua sono i livelli sull'euro-dollaro. Per quanto riguarda invece il future dell'oro, il future dell'oro che ha fatto un bel rialzo negli ultimi mesi, abbiamo assistito a una bella ripresa dell'oro, e attualmente si è piazzato all'interno di un triangolo. Come possiamo notare, abbiamo diversi livelli di supporto poco sotto
quella figura, diciamo così, però anche per quanto riguarda loro, mi aspetto che possa continuare a salire per diverso tempo, anche perché in base a come si muovono gli asset, in particolare l'oro, che è un lending indicator per quanto riguarda anche il ciclo economico, mi aspetto che possa continuare a far bene per parecchio tempo. E comunque ci troviamo, ancora non abbiamo fatto nemmeno la primaria di top di questo che ciclo è, se non ricordo male, è il ciclo annuale, sì. Quindi ci troviamo ancora, cioè ci vuole ancora un po' di tempo affinché loro faccia la primaria di top di questo metà ciclo annuale, che potrebbe restare in forza tranquillamente fino a agosto, fine agosto, quindi abbiamo tanto tempo per salire, abbiamo tanto tempo ancora per salire, e il trend è spettacolare, è super super forte. Per quanto riguarda il petrolio che mi ha stupito perché mi aspettavo che potesse continuare a scendere un pochettino, invece da una struttura inversa continua a cambiare le strutture. Attualmente sembrerebbe nell'ultimo periodo prevalere una struttura tradizionale, anche se fino a questo minimo qua stava disegnando per lo più strutture inverse che mi portavano a pensare che il ribasso potesse continuare fino a giugno, se vi ricordate bene, o anche di più. Solo che le condizioni macro sono migliorate, quindi scongiuriamo gravi depressioni, almeno per il momento, a meno che non si verifichino effettivamente crisi bancarie particolari, cosa che allo stato attuale non sembrerebbe esserci i requisiti. Quindi tutto sommato questa positività sui mercati si è trasformata anche in un recupero del petrolio, asset puramente speculativo per gli hedge fund, uno degli asset speculativi preferiti dagli hedge fund. Comunque, si è chiuso un ciclo intermedio tradizionale, in tempistiche assolutamente idonee, anzi quasi oserei dire al bacio, il 20 di marzo. Quindi, chiuso su questo minimo, potremmo avere ancora parecchio tempo per salire, ma non mi aspetto che il petrolio possa ritornare a livelli altissimi come hanno battuto, magari livelli che hanno battuto lo scorso anno. Quindi al di sopra dei 110 dollari, 100-110 dollari, questo no. Però c'è da vedere in futuro in base a quello che succederà naturalmente. Però attualmente abbiamo 80 dollari circa come forte livello di resistenza. Inoltre abbiamo anche, c'è da dire che abbiamo anche un tentativo di accumulo di lungo periodo fatto su un canale discendente, come possiamo notare, una variante dei classici pattern wyckoffiani di accumulo, però grosso modo possiamo starci, ma per quanto dura questo pattern non lo reputerei così di forte accumulazione. Assolutamente, perché un pattern del genere presume un'accumulazione grandissima che possa proiettare i prezzi al di sopra del precedente all time high, e questo è poco realistico. Comunque, al di là del petrolio, abbiamo visto l'oro, e facciamo la nostra analisi di sentiment che effettivamente la cosa sta rientrando un pochettino, c'è abbastanza ottimismo sui mercati, e partiamo come sempre, con il nostro VIX, il VIX che è ritornato sotto il 20%, benissimo. Inoltre abbiamo anche questi due indicatori sopra, uno è il rapporto, il ratio MOVE VIX, e l'altro, questo in giallo, è il MOVE. Il MOVE è la volatilità implicita quotata sul mercato delle obbligazioni.
comprende le obbligazioni che vanno dal breve periodo fino a quella a 30 anni. Quindi già ne ho parlato in passato di queste robe qui. Abbiamo un mercato obbligazionario che sta diventando effettivamente liquido, quindi mi aspetto che facciano che svuppino quella liquidità verso asset più speculativi, anche perché sembrerebbe quasi in bolla quel mercato. Quindi effettivamente devono smistare tutta quella liquidità lì, e infatti possiamo notare come abbiamo qui sia il move, ma anche il ratio tra move e VIX a livelli rarissimi, a livelli altissimi, dove nel passato non si erano quasi mai visti. Quindi abbiamo una fortissima prevalenza, c'è stata una fortissima prevalenza nell'acquistare asset a free risk, i treasury in questo caso, e quella liquidità prima o poi deve essere swappata verso mercati più speculativi, ma questo lo dice anche la regola del ciclo. Si alternano delle fasi all'interno del ciclo economico, e una di queste fasi è avere proprio il mercato obbligazionario in bolla per poi migrare quella liquidità verso altri asset più speculativi. Comunque abbiamo un VIX a livelli abbastanza bassi, è rientrato sotto il 20%, ma anche su questa accelerazione che c'è stata qui, questa è stata un'accelerazione dovuta proprio alla chiusura del ciclo intermedio, se vi ricordate ne avevamo parlato, e anche sul pericolo delle banche, della crisi delle banche che c'è stata qualche settimana fa, dove in una settimana sono fallite 3 banche. Quindi quel movimento è dovuto a quell'evento lì. Per quanto riguarda invece il ratio tra la volatilità implicita e la volatilità storica, beh, possiamo notare qui che abbiamo una situazione di totale confidenza del mercato. Abbiamo direzionalità, la paura è bassa rispetto a quella che c'era prima, quindi bene o male abbiamo una situazione positiva, e più continua a scendere questo ratio, e meglio è. Ma anche se a questi livelli già va benissimo, perché abbiamo invertito una struttura dove stava facendo massimi e minimi più alti su una linea di tendenza molto molto importante, l'ha violata, e benissimo. Non c'è lo storico qui perché è un indicatore che ho costruito io, e TradingView mi metteva a disposizione soltanto i dati della volatilità storica dal 1° di gennaio, non mi dava tutti quelli cumulati, e allora per questo lo trovate spezzato. Però a me interessa l'ultimo periodo, vedere tutto su sta roba qui non mi interessa. Comunque andiamo oltre, andiamo sul VVX, il VVX che naturalmente è la volatilità implicita quotata non sull'S&P 500, ma sulle opzioni dell'S&P 500, quindi è la volatilità della volatilità. Le opzioni sul VIX, perdonatemi, mi sono imbrogliato. Praticamente il VIX calcola la volatilità implicita naturalmente sull'S&P 500, sulle opzioni dell'S&P 500, invece il VVX calcola la volatilità implicita sulle opzioni del VIX. Sembrerebbe un rompicapo, però effettivamente è così. Mentre il VIX mi dice quanta volatilità si aspettano sul mercato, il VVX mi dice con quanta velocità cambia l'attesa della volatilità sul VIX. Ecco, mettiamola così. E abbiamo anche qui, sta rientrando il VVX sotto i livelli di normalità, nei dintorni del livello di normalità che è fissato verso i 75-80, ci troviamo al di sotto della media di lungo periodo, ma anche al di sotto della media di questo ciclo intermedio. Quindi tutto sommato, al di là dell'esplosione che c'è stata di volatilità, stiamo rientrando verso valori normali. Quello che mi è sempre piaciuto è questo rapporto VIX-VVX, dove
continua a darmi segnali positivi verso lo stock market. Quindi, benissimo, questo è un altro segnale che abbiamo un trend incanalato rialzista in un canale ascendente del rapporto del ratio VIX/VVIX, e questo indica comunque che potrebbero essere ancora più propensi a mettere soldi all'interno dell'equity, quindi toglierlo dai rendimenti gli asset sicuri, quindi cambiare la situazione da risk-off a totale risk-on in concomitanza appunto delle varie fasi del ciclo economico che sembrerebbe essere partito da qualche mese. Ciclo economico che può durare, ci sono diversi cicli economici, le durate variano, però comunque parliamo di orizzonti pluriennali, non di qualche settimana o mese. Quindi anche questo è un ottimo segnale. Per quanto riguarda invece lo skew che è l'indice delle coperture, mettiamolo così, no? È un po' le assicurazioni, è calcolato sulle opzioni OTM, quindi quelle dove il prezzo di esercizio non è conveniente adesso, e per questo viene denominato l'indice delle coperture, proprio perché tiene in considerazione quelle opzioni che vengono utilizzate per ricoprire i portafogli nel caso di cigno nero. Abbiamo un trend ascendente dell'indice skew, anche qui abbiamo un canale, però questo è positivo, anche se mi aspetto uno skew che continui a salire man mano che il trend vada su, perché i portafogli a questo punto sono pieni. Hanno avuto il tempo di chiudere le posizioni sul ribasso che c'è stato sull'S&P 500. Naturalmente, quando si sono accorti che il trend stava cambiando, hanno fatto incetta di posizioni, hanno riempito i portafogli, e naturalmente, quando hai il portafoglio pieno, spendi più soldi per proteggerti. Naturalmente, se non ho nulla nel wallet, le assicurazioni a cosa le compro? Non mi servono. Mi servono quando ho il wallet pieno, quindi per proteggere il wallet. Questo è comunque un buon segnale anche qui, perché abbiamo un trend rialzista su questa correzione. Hanno protetto i portafogli tanto. Per questo, se vi ricordate, in una precedente analisi avevo spiegato la mia view al riguardo, e là ho avuto la conferma effettivamente che questo trend rialzista possa continuare, possa essere finito qui il ribasso che è durato circa un anno. Quindi tutto sommato è un ottimo risultato, anche se abbiamo chiuso un ciclo quantomeno di grado medio. Ciclo economico sto parlando, perché siamo stati in recessione, addirittura sfioriamo la depressione, quindi va bene così, va molto bene. Per quanto riguarda invece, per finire, il put call ratio invece tiene in considerazione un po' tutte le opzioni, sia quelle che si utilizzano per proteggere il portafoglio, ma anche quelle per speculare. Ho inserito qualche altro indicatore che ho trovato su TradingView, cioè indicatore economico. Sopra ho il put call ratio che continua a fare massimi crescenti, come potete notare rispetto all'indice skew. Un attimo che lì ve li faccio vedere in modo che li possiamo comparare. Abbiamo un picco sullo skew, eccolo qui, un picco assoluto sullo skew, dove grande paura hanno comprato le opzioni. Naturalmente cioè tutti questi indicatori basati sulle opzioni hanno un orizzonte temporale di view di un mese, da 23 a 30 giorni. Quindi se io compro, o meglio, se lo skew fa un picco oggi, è perché la paura è da qui ad un mese. Okay? Quindi cerchiamo di capire bene, se no in molti potrebbero aver problemi proprio ad interpretare da soli queste robe qui, oppure effettivamente capire quello che voglio dire. Comunque, abbiamo un put call ratio che ha fatto massimi crescenti quando lo skew non ha fatto massimi crescenti. Però cosa notiamo? Notiamo, e questo è il put call ratio, quindi il ratio
Io ho trovato un indicatore, come vi ho detto, su TradingView che mi traccia il volume delle put e il volume delle call. Poi li ho messi insieme e non è, c'è differenza anche qui perché c'è il put call ratio index e il put call ratio, mettiamola così. L'indice ti fa vedere effettivamente quello che fanno i grossi investitori, quelli proprio che utilizzano sul lungo periodo, sul più lungo periodo, questa tipologia di opzioni. Sotto invece ti fanno vedere quelli che le utilizzano a livello speculativo puro. Ok, ho semplificato tantissimo. Quindi sopra abbiamo l'indice, quello che fanno i grossi operatori, sotto quello che fanno gli investitori, cioè gli speculatori. Le opzioni che vengono utilizzate puramente per speculare, invece sopra ci sono tutte per speculare e non, ok? Questi sotto speculano solo. Questo perché lo dico? Perché qua abbiamo avuto massimi crescenti sull'indice put call ratio e notiamo anche che c'è stato un bel aumento anche delle speculazioni su questo rialzo, quindi hanno speculato e hanno anche protetto i portafogli. Poi, man mano che scendeva il put call ratio, gli speculatori hanno iniziato a chiudere le posizioni, hanno iniziato a chiudere le posizioni e abbiamo un altro picco del put call ratio, sempre perché comprendono tutte le opzioni, speculazione ma anche di protezione. Quindi qui abbiamo un secondo massimo perché hanno aperto più opzioni di protezione, più opzioni di protezione, mentre quelle che vengono utilizzate per speculare sono state parzialmente chiuse. Adesso sta aumentando ancora il put call ratio, però cosa aumentano? Le speculazioni. Quindi io tenderei ad escludere attualmente il put call ratio per quanto riguarda l'interpretazione sulle coperture, solo per questo. Tutto questo ambaradan per dire che abbiamo un put call ratio in controtendenza rispetto allo skew. Però effettivamente se andiamo a togliere da quelle speculative a quelle che vengono utilizzate per la protezione, nell'ultimo periodo stiamo registrando un maggior utilizzo di opzioni a livello speculativo e non a livello di protezione. Per ottemperare a questo compito reputo molto più serio utilizzare l'indice skew piuttosto che il put call ratio, perché l'indice skew, come vi ho detto, ti dà solo registra solo le opzioni di copertura, mentre il put call ratio ci sono tutte le opzioni, tutte ATM, ITM, OTM, tutte e tre le tipologie. Invece lo skew ti fa vedere solo quelle ATM, quelle che vengono OTM, out of the money, OTM, out of the money, quelle che vengono utilizzate proprio a protezione dei portafogli. Quindi abbiamo un sentiment molto positivo sui mercati, il put call ratio in controtendenza perché, come vi ho detto, sta crescendo per via delle strategie che stanno costruendo sulle opzioni. Come vi ho accennato, è una questione di tipologia di opzione. Lo skew ti fa vedere proprio quelle che servono per coprire i portafogli, mentre il put call ratio è un ratio di tutte le opzioni, di tutte le opzioni, e grazie proprio a questi altri indicatori, che è il volume reale delle call o delle put, sono giunto a questa interpretazione. Quindi anche perché non me lo spiegavo perché il put call ratio potesse continuare a salire così, mentre l'indice skew, ma anche la volatilità implicita stava calando. E girando qui e lì ho trovato questi due indicatori economici. Quello in rosso è il volume delle put, quello in verde è il volume delle call. La sigla è di quello delle put è CVSPX, quello delle call è PVSPX, sotto è il ratio tra questi due, quindi lo potete costruire anche voi in autonomia.
Terminiamo con il cot base. Ok, questo è un altro indicatore di sentiment e rispetto alla scorsa settimana possiamo notare che le posizioni dei commercial, dei grandi fondi, gli hedge fund, i commercial, hanno mantenuto la loro posizione long. Una posizione long perché qua funziona così, man mano che il trend va giù, i grandi, che sono anche market maker, forniscono liquidità, quindi più il mercato scende, loro più comprano, più il mercato sale e naturalmente più iniziano ad alleggerire le posizioni. Quindi hanno aumentato gli acquisti, i commercial. I non commercial invece hanno leggermente aumentato la posizione short, hanno aumentato la posizione short di poco. Qualora questo trend possa effettivamente continuare sul lungo periodo, mi aspetto che i commercial alleggeriscano la posizione man mano che il trend va su, e a questo punto sono fuori dal mercato i grandi speculatori, perché attualmente sono short sul rialzo e hanno continuato ad aumentare la posizione short. Invece i piccoli speculatori erano posizionati short, però nell'ultima settimana direi che hanno leggermente chiuso le posizioni. Anche qui possiamo interpretare insieme a tutto quello che ci siamo detti, come un segnale positivo, mettendo insieme il tutto, perché abbiamo un sentiment positivo. Le banche, la crisi bancaria sembrerebbe essere rientrata per il momento, poi chissà può uscire qualcosa nell'ultimo momento, però il sentiment è tutto sommato positivo sui mercati stock tradizionali e anche sull'S&P 500. Come abbiamo visto, abbiamo una bella tendenza di breve periodo rialzista, tendenza che potrebbe continuare perché il tempo c'è. I portafogli sono pieni, come abbiamo visto anche prima. Prendiamo di nuovo il nostro, ecco qui. I portafogli sono pieni. Sull'ultimo ribasso, che era quello più pericoloso, hanno protetto i portafogli e naturalmente tutte queste informazioni sono a favore di una probabile continuazione di questa tendenza per il medio-lungo periodo, si spera. Per il medio-lungo periodo, anche perché, come sappiamo, i mercati scontano in anticipo tutto quello che succede all'economia. Solitamente tendono a scontare da 3 a 6 mesi. Qualora a maggio la Federal Reserve invece decida di non alzare più i tassi di interesse, o nella migliore delle ipotesi di fare retromarcia, allora lì effettivamente mi aspetto una buona accelerazione che possa far veramente i numeri. C'è da vedere, i mercati, come sapete, sono vivi e bisogna stare sul pezzo continuamente. Allora, prima di finire, vi volevo invitare, come sempre, a lasciare un like se questi video vi piacciono, iscrivervi al canale ed attivare le notifiche per non perdere nessuna nuova pubblicazione, nessun nuovo video. Inoltre, in descrizione trovate tutti i link per visitare le nostre pagine social pubbliche. Inoltre, se avete necessità di formazione piuttosto che prodotti per il trading, il nostro focus naturalmente è verso le criptovalute. Potete visitare il nostro sito internet www.cryptoverso.xyz. La formazione che facciamo noi è una formazione, come avete visto, compatibile su tutti i mercati. Il nostro focus, noi siamo specializzati nelle criptovalute, però la nostra logica, le nostre strategie funzionano dappertutto, dagli indici all'azionario, al forex, alle commodity. Come potete notare dalle analisi che faccio, hanno un'alta validità su tutti i mercati, che uno tradi, che ne so, soia piuttosto che carne, piuttosto che spremuta d'arancia, caffè, Bitcoin, Ethereum, Tesla, S&P 500, Eurostoxx e chi più ne ha più ne metta. Ok, vi ringrazio di essere stati qui con me anche stasera e ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao!